Amici Trebimeto, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebini. Stiamo dando un'occhiata alla distribuzione della pressione al suolo a livello europeo e in realtà sul Mediterraneo la pressione resta relativamente alta. Vi devo però segnalare il passaggio di alcuni sistemi nuvolosi atlantici nei prossimi giorni, specie sulla fascia alpina e prealpina, ma nulla di eccezionale. Quindi in definitiva, a partire dal 26 di aprile, il tempo rimarrà sempre discreto, con semmai qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto all'estremo sud e con qualche temporale che interesserà Alpi e Prealpi, specie la parte centro-orientale e possibili sconfinamenti anche verso le pianure del nord-est. Ma fenomeni di passaggio, nulla di che. E come temperature, valori che restano ancora molto miti. Sul nostro sito trovate tutti i dettagli, perché magari da questa immagine non riuscite a leggere bene. Comunque temperature di tutto rispetto, in alcune zone tocchiamo i 25-26 gradi all'ombra, quindi al sole anche di più. Poi cosa succede nelle giornate ancora successive, spostandoci verso il weekend? Aria un pochettino più fresca raggiunge l'Italia, quindi le temperature un po' caleranno, ma si starà comunque bene. Più che altro però, soprattutto sabato, avremo qualche temporale in più che interesserà le regioni settentrionali e le zone interne del centro-sud. Ma anche lì fenomeni comunque non particolarmente intensi e diffusi. Sarà però magari una giornata un pochino più nuvolosetta, un pochino più variabile, perché l'intero ponte del primo maggio, come vediamo da quest'ultima grafica, vedrà appunto di tanto in tanto anche qualche temporale di passaggio, anche nella giornata di lunedì ad esempio, soprattutto sul nord Italia. Però guardate, nel complesso tutto sommato non sarà male la situazione nell'intero ponte, soprattutto al centro-sud, ampie zone di sereno, e anche al nord i temporali saranno comunque sporadici di breve durata. Con questo è tutto, ma ovviamente per tutti i dettagli potete scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.